Salve a tutti, buongiorno e benvenuti al primo qualifier dell'Amazon University Esports. Qua con voi Moonboy accompagnato dal buon Kenren e dopo aver attraversato oceani dell'avventura adesso ci tuffiamo in una nuova. Questo ja. torneo universitario già da noi seguito nell'edizione di aprile durante appunto quella che sembrava essere un po' un primo accenno di quarantena, adesso alle porte di una seconda ci rituffiamo nell'avventura. <ride> e siamo qui a commentare quelle che saranno le gesta dei nuovi campioni universitari e ok, abbiamo visto magari delle Disparità dei livelli di potere nella scorsa edizione, ma abbiamo visto anche delle partite veramente interessanti. Già. Un gioco divertente. E parlando del gioco che andremo a vedere, anzi, prima eh, vado totalmente off topic. Deraglio già inizio <ride> giornata. Siamo incredibilmente a tema con lo sfondo. Te ne sei reso conto? No, in non effetti, è fatto apposta. No. non l'hai eh... fatto apposta. Sappiatelo, eh, ma visti adesso in telecamera, effettivamente siamo a tema con lo sfondo. Mi... Ci faccio i complimenti, complimenti per il nostro <ride> vestire. Tra l'altro, io devo incarnare un po' il playplay. -play, quindi ho preso la mia camicia con i buffi. Ok, mi piace. Così mi piace. ti senti già un po' a caso Detto questo, uh, siamo sul server live. Questo significa che il ne vedremo delle belle viene esasperato all'ennesima potenza, perché c'è di tutto disponibile. E vedendo che cosa ci sarà di disponibile e che cosa ci sarà di piccato, abbiamo anche una buona notizia per voi, perché i giocatori sono stati addirittura più rapidi del previsto. Siamo pronti per quindi lanciarci nella prima selezione campioni Che si sta già avanzando E non abbiamo menzionato le due squadre che si scontreranno In questa prima best of one della giornata Ma abbiamo il Paris Saint-Gennaro Contro i Sapienza Esports Un piccolo reminder Siamo sul server live come ha menzionato il mio collega Ma la ultima giunta alla rosa campione di League of Legends Non sarà disponibile all'utilizzo Infatti non potremo vedere Serafin All'interno di questa competizione Tuttavia abbiamo Ione Abbiamo Samira, due campioni che sono sfuggiti un po' dalla lente del mondiale, adesso sono disponibili. Chissà che uno di questi team non vada a metterci le mani sopra. Beh, intanto vediamo Jarvan e Ash selezionati. Dobbiamo considerare che eh, più che un vero e proprio meta, qui si tenderà a giocare molto di più sulle proprie zone di comfort. Possiamo aspettarci qualcosa di molto più affine ai giocatori che eh, a quello che siamo abituati a vedere. Infatti, è oh. un talon come secondo lock da parte della Sapienza. Devo dire che con il Paris Saint-Gennard abbiamo già il mio personale favorito di questo torneo. Uh, adesso, indipendentemente da tutto, indipendentemente da... L'altro Paris Saint-Gennard NA, che non sta per <ride> Nord America, ma semplicemente è l'Università di Napoli. Quindi uh, c'è del genio, c'è del genio dietro questi ragazzi e c'è anche una team comp abbastanza. Violenta, perché abbiamo Jarvan yeah. e abbiamo Samira, è la prima Samira che castiamo insieme. Immediatamente ci lanciamo verso le acque tempestose di questo nuovo campione, che ha un po' stravolto il meta di quella corsia inferiore in molte delle solo queue di chi chiunque di noi. Uh, quindi vedere il suo primo match semi-competitivo, così possiamo dire, sarà decisamente interessante, perché Samira è un campione che può totalmente distruggere quello che vediamo succedere in una corsia inferiore, soprattutto se affiancata da un support che permette un engage costante ed efficace ed è per questo che quella Leona al suo fianco si troverà proprio bene. È una delle corsie più difficili da affrontare praticamente in ogni momento della partita. Leona va ad amplificare la già enorme quantità di danno che Samira è in grado di partorire durante una partita e... Lotus è anche la punta di diamante di questa formazione del Paris Saint Germain. Eh, da parte sua abbiamo un Grand Master come attuale Elo, quindi un Elo di spicco per uno studente universitario e il più alto di tutta la lobby, sia dei suoi, ehm, sia dei suoi alleati che dei suoi avversari, ecco. Per quanto riguarda la seconda fase di ban, invece si continua a bannare mid lane da parte yeah. della Sapienza, mentre il Paris saint Gennaire, penso che continuerò a pronunciare all'infinito <ride> questo nome quante più volte possibili durante la giornata, che cosa andrà a rimuovere? Beh, abbiamo una discrepanza nel ruolo della giungla, sembrerebbe, eh, con quel Jarvan già alloccato dall'altro lato, mentre dall'altro lato abbiamo bot lane più mid, quindi... Se vuoi andare a limitare il potenziale di quello che hai già svelato, e manca l'avversario, quelli sono i ruoli da bersagliare. Ora, quel talon in corsia centrale per il sapienza dovrebbe essere un po' un, un fattore. Sorpresa Un elemento particolare Dal momento che è uno di quei campioni Che arriva un po' dal nulla A volte sì, Alla sì. fine il ban arriva su Horn, Non su un altro mid laner Che per carità Considerato che in quella mid lane ha per appunto un assassino Che contro i tank Certamente non se la cava benissimo E soprattutto se vai a considerare Che tank È un campione come Horn, Andare a rendere Si spera L'intera compagine del team avversario Un pochino più fragile Un pochino più semplice da abbattere Potrebbe rendergli la vita più facile Senza ombra di dubbio E vediamo adesso invece Come si chiude la fase di pick perché eh, avremo anche modo di commentarla con tranquillità. Ricordiamo comunque una cosa, siamo sul server live, questo significa che dalla fine della draft all'inizio effettivo della partita ci saranno i tre minuti di distacco. Abbiamo acuto.org, ecco non solo il nome del team, ma devo dire che anche quello dei giocatori è abbastanza significativo, che va a piccare dopo l'Ecco tirato fuori dalla sapienza. Mm. E per adesso abbiamo due assassini, uno a P e uno a D per la sapienza, che vanno a scontrarsi però con una composizione abbastanza cicciona. Già. Perché Samira, sappiamo che come tiratore la sua dipendenza dall'utilizzo corretto delle proprie skill le permette di giocare in maniera abbastanza spericolata, in faccia al pericolo. Samira, eh, tra l'altro, blocca praticamente tutto quello che Talon è in grado di fare. Già. Le lame della Suprema, la, le lame della sua W, tutto viene bloccato dall'eventuale Windwall, non so neanche come chiamarlo, praticamente quello di Samira. È un Wind Circle Beyblade. E abbiamo Lissandra come ultimo lock e se c'è qualcosa che va a bocciare gli assassini già in apertura, quello è Lissandra. Ciao, un midlaner che quindi può andare a mettere non pochi bastoni tra le ruote alla composizione avversaria in generale se sei un assassino e dall'altro lato vedi virtualmente tre tank una lissandra e una samira già sai che non avrai vita facile la chiusura della draft per risapienza sarà quel set che andrà a slottare quindi immagino nella corsia superiore o forse al limite mantenendo un certo flex con quel ecco che potrebbe spostarsi a seconda delle necessità ma sì come menzionato samira gioca molto bene attorno a alla fine non solo quello che vuole fare talon ma Puoi bloccare il disco di Echo, che è una parte abbastanza importante delle sue combo. Se vai a limitare quel proiettile, non può proccare il terzo colpo passivo tenendo quei dati modus, ma soprattutto la freccia di Ash. Sarà molto difficile cercare un pick isolato se Samira è nelle vicinanze con la W pronte, può interrompere quell'engage o quel tentativo di aggressione. E la cosa divertente è che Samira atterra nell'ignoto più totale per quanto ci riguarda. Build path ormai è stato abbastanza definito: su Samira si vuole tanto AD e tanta riduzione ricarica, quindi perdatore d'essenza, danza della morte sono oggetti che vanno a genio sul campione. No. E. Di fianco a lei ci sono un sacco di strumenti che tengono fermi i loro avversari. Questa Samira ha un'intera composizione creata per permetterle di performare. È lei la protagonista del Paris saint gennaro E dall'altro lato, il fatto di aver draftato due assassini, secondo me si inserisce anche in questo. Mm. Nel momento in cui il protagonista di una formazione è un tiratore e tutti vogliono proteggere il tiratore, se tu riesci con un'azione combinata dei due assassini a eliminarla allora, hai risolto un bel po' di, di problemi della tua composizione. C'è un gioco. bersaglio ben chiaro su quella Samira, mettiamola così. E alla fine bisogna vedere molto come la bot lane, della di disposta, riuscirà a reggere il colpo, soprattutto nelle fasi iniziali di corsia, perché Leona Samira è una di quelle lane dove puoi entrare in lane, uccidere entrambi gli avversari, tornare in base, entrare in lane, uccidere. Penso che, ogni, penso che letteralmente ogni singola persona che sta guardando anche questo stream in questo momento abbia quella storia di quel game dove c'era una Samira e ha fatto qualcosa. Io ho fatto un game dove giocavo io stesso Samira ero con degli amici, stavamo giocando in normal quindi per divertirsi e ironicamente ho detto prima di entrare in partita voglio fare almeno 18 kill questa partita. Ne ho fatte qualcosa tipo 60, ho chiuso <ride> la partita con più di 100.000 danni totali è stato un massacro, è ah. stato un massacro assoluto e questo campione è quello che ci permette di vedere questi spargimenti di sangue più violenti, ma alla fine può essere anche l'altro lato della medaglia perché Samir è un campione tanto minaccioso quando prende vantaggio e riesce a stirare chiunque si trovi davanti quanto a volte fallimentare quando invece rimane indietro e dovrebbe cercare quelle azioni ad alto rischio buttandosi in mezzo agli avversari per porcare i danni bonus della sua Q degli auto-attack corpo a corpo ma non ha abbastanza per uccidere e sarà divertente anche cercare di capire come si inserirà la composizione avversaria al di là degli assassini perché al di là degli assassini abbiamo due tank da forte ingaggio abbiamo Seth e abbiamo Alistar yeah. quindi abbiamo anche due... Butta fuori che sono lì per un pestaggio all'americana. Due ti tengono fermo e l'altro ti picchia. E in questo caso ne abbiamo addirittura quattro. Due ti tengono fermo e due ti picchiano. Una violenza inaudita, oh, in realtà, come scenario. Nuovo eh. meta del pestaggio all'americana. Sì, il pestaggio a quattro, mm. è il, uh, il livello successivo. Ci si sta evolvendo. Lo eh sappiamo beh, comunque che è quello che fa la differenza tra un giocatore buono e mediocre. E <ride> il sapersi adattare all'evoluzione del meta. Ash casca un po' male, secondo me, in tutto questo. Beh, alla fine devi. Per questo avevo messo un po' un'enfasi particolare su quella corsia inferiore, perché sì, se Ashe rimane vittima della trita sassi, schiaccia sassi, che sono Samir l'uno dall'altro lato, sicuramente casca male, ma se non altro ha il vantaggio di non essere mai veramente inutile. Con quella freccia, a meno che non vai a sparare continuamente su Samira, dovresti riuscire a almeno a avere l'opportunità di creare qualcosa per la tua squadra. Se invece vediamo la botta in della Sapienza iniziare a... Reggere il colpo, anzi, magari rispondere a tono. D'altra parte, Alistair è un campione che può cavarsela abbastanza bene, come contro una Samira che non ha modo di fuggire facilmente dalle sue aggressioni. Quindi, se invece inizia ad accumulare risorse nelle tasche di Ash, quel DPS consistente sarà molto utile contro i tank avversari. Su questo sono assolutamente d'accordo. Sono curioso anche di vedere le varie impostazioni, perché quella è un Ash da purificazione: non vuole rischiare Lissandra, mm. non vuole rischiare Leona, non vuole rischiare di trovarsi incastrata tra un'incudine e un martello. E. Tutto sommato, considerando che, esclusa Samira, il danno del Paris Saint-Gennard fatica ad arrivare, eh, Jarvan potrebbe essere un Jarvan diverso da quelli che ci aspettiamo, da quelli a cui siamo abituati, anzi direi, perché competitivo sappiamo Jarvan è un tank. Yeah. Jarvan va lì, prende la sua gemma del Colosso Cinereo, prende la sua armatura di Wormhawk, il suo voto del Cavaliere e lui è a posto ma qui mi aspetto qualcosa di forse più aggressivo e resta solo da vederlo infatti siamo pronti per entrare in partita per questo primo game della giornata Paris Saint-Gennaro contro San Sapienza Esports e, e, e c'è subito un grande spostamento di persone Cinque giocatori da Paris Saint-Gennaro che entrano in quella corsia centrale alla ricerca di un invade ci sarà un lume piazzato da Alistar che darà tutte le informazioni di cui la Sapienza ha bisogno e un bel volley che va a colpire quattro avversari per subito Convincere la squadra di San Giorno che forse non è il caso di spingersi troppo in profondità, un deterrente psicologico abbastanza importante. Soprattutto va a dire che hanno informazioni e anche un takeaway importante da portare a casa da parte del PSG. E per quanto riguarda la disposizione, adesso si va a riordinare il tutto con la magia della Landa. e Stavo dicendo, per quanto riguarda la disposizione del PSG, il setup delle varie rune non vediamo niente di particolare non vediamo niente fuori dall'ordinario doppia scossa di assestamento quello è interessante è quando stai giocando contro due assassini no, avere quelle resistenze bonus può essere molto molto comodo per, per resistere a tutte queste aggressioni dall'altro lato quella ecco in giungla tra l'altro con raccolto oscuro quindi anche lì molta aggressione molta ricerca di subito andare a minacciare gli avversari accumulare e chissà snobollare inferiore si apre con questa mira piuttosto aggressiva da subito va a imporsi spam di skillshot da parte sua per tenere lontani gli avversari e questo è un pattern di gioco fantastico per andare ad affrontare amico polpetta e, parlando di nomi importanti io vorrei amico polpetta nel competitivo di italiano ma al di là di questo il punto qual è il punto è che eh, se tu riesci ad agire così aggressivamente il livello 1 di alistar allora rendi più decorso di, di corsia Alistar che dovrà giocare sempre all'inseguimento dei suoi avversari. Ah, e il livello 1 è un po' fastidioso per uh, questo campione. Uh, non avere quell'opportunità di engage continuo, di lotta strenata, che vorresti proporre già da quel secondo livello sicuramente ti torna un po' scomodo, vediamo che comunque a livello di pathing entrambi i jungle si stanno dirigendo verso questa metà inferiore della mappa quindi potrebbe esserci la, la chance di incontrarsi ad un eventuale Argo Granchio vediamo già la priorità guadagnata dal Paris San Gennaro, permette di allontanarsi da quella bot lane piazzare un po' di visione, rendere un pochino più semplice la vita di Araya vanno ad aggredire il... sulla visione perché per adesso non possono veramente permettersi tanto altro se andiamo a vedere come sono disposti abbiamo la corsia inferiore della sapienza che sta cercando semplicemente di congelare questa per loro è una situazione eccellente e l'andare a prendere visione sul fiume limita ma fino a un certo punto gli spostamenti di quell'ecco che nonostante sia sotto visione di Jarvan, Cortesia, Prima dello Stendardo e poi del Germoglio di Divinazione non sta per adesso trovando molto Ah, è soltanto un po' di scrutarsi, ottenere informazioni sull'avversario, ma anche un po' di guadagnare priorità attorno a questo argo granchio, che è la necessità per Jarvan in questo momento. A livello di CS sono pari e patte i due jungler. Questo granchio darà il vantaggio per adesso al lato del Paris Saint-Genaro e potrebbe permettere forse anche a Jarvan un salto verso quella corsia inferiore dove Ali e Ashe hanno spinto un'ondata, ma un po' troppo in profondità. Adesso con questi 4 CS potrebbe esserci. Lo spazio per un Freeze che lascerebbe un po' a digiuno, il caro amico Polpetta. Questo è difficilissimo da gestire, anche perché Alistar non è quel campione che va a rompere un congelamento. Ma non è quel campione che può intervenire dalla distanza e andare a, a distruggere Minion senza doversi esporre. Sulla corsia superiore è invece interessantissimo vedere come sta andando la lane tra Maokai e Seth. Già, c'è stato uno scambio di aggressioni, mancano i flash entrambi il player, ma Botlane. Subito si parte. Un tentativo di engage da parte di Leona. La combo con Samira che porta i suoi danni, ma molto. Oltre resistenze da un lato e dall'altro, semplicemente un po' di DPS sui support, niente di più. E ricordiamo una cosa, Samira può effettivamente fare da scudo anche per i propri alleati. Il suo Beyblade, come prima l'abbiamo definito, è in grado di bloccare i proiettili che siano indirizzati a lei o meno. Corsia Occhio, superiore, però. però. Ecco, sta arrivando per un gank. È stato visto, e quindi Maokai ha cercato la fuga. Ma questo ottimo stordimento, più facce sfasciate, sembra riportarlo indietro. Invece, no. Una rapida avanzata lo porterà fuori pericolo. Midlane però, talon, poca vita. Cerca il flag and drag. Primo sangue per Jarvan. Poca vita e privo di flash, niente da fare. Jarvan arriva in corsia centrale. Arriva la cadenza marziale de Maciana ed è kill. Ma di Ancora? nuovo su Maokai. E questa volta non c'è via di fuga. Facce sfasciate che portano lo stordimento, grazie al Minion. E una seconda uccisione che va subito a tingere la partita di rosso. Molto buono. È già uno scambio alla pari sulle uccisioni. È vero che la differenza di pressione sulle varie corsie sta dando un pochettino di vantaggio monetario al Paris Saint Gennar. Però abbiamo ecco in abbiamo pressione sulle corsie in risposta a quello che gli avversari stanno cercando di proporre. Abbiamo una corsia inferiore che sta riuscendo a scambiare, sta riuscendo a mitigare eventuali interventi del jungler. Mi viene da pensare al congelamento di prima. Lì non avevano informazioni su Jarvan, oltre allo standard, ma che era arrivato parecchi secondi prima e comunque hanno deciso deciso di giocare in maniera metodica. Mi piace come la stanno impostando. Sì, adesso quel congelamento vediamo ormai spezzato, 3 minion da ogni lato più quelli che stanno arrivando dalla nuova ondata, significherà che per il Paris saint gennaro adesso si risposteranno i minion verso l'altro lato di mappa. Una corsa inferiore che mi aspettavo di vedere un pochino più sanguinolenta, devo essere sincero, così... No, no, che, che, che gusto c'è? Hai una Samira, sfruttala! Hai una Samira che non sta picchiando quanto potrebbe picchiare quella Ash. Alistar sta facendo tanto lavoro lì. Oh! E nel frattempo abbiamo una kill. Wow, solo kill. una solo kill di Maokai nei confronti di Set. Set non era ancora tornato in base. Quindi, Maokai con il vantaggio dello shop. Ma Bottle, cosa sta succedendo? Tre persone. Una kill che va già nelle tasche di quella Samira e Potrebbe essere la seconda. Dash in, dash out, double kill. Soddisfatto? Decisamente. Ok. Abbiamo una solo kill di Maokai, abbiamo una doppia uccisione da parte di Samira, la mappa si spezza su entrambi i lati e crolla sotto i piedi della Sapienza. Paris San Gennaro decide di mettere il piede sull'acceleratore e lo fa ovunque, perché anche adesso la pressione sull'obiettivo, un Alessandra che comunque non teme uccisione, potenziale d'uccisione da parte di Talon sulla corsia centrale, ecco sotto visione, la mappa è di loro proprietà. Vediamo, Ecco Però potrebbe la... cercare un inserimento per... Uh dare la caccia a qualcuno dei rimasti dopo la conquista del drago, ma... Sembra essere decisamente difficile, Samira però si è trattenuta un po' troppo sul recolle, dovrà forse impegnare il flash oppure no, cerca una terza uccisione e la raccoglie, Alistar è arrivato no! soltanto per offrire il trampolino per la via di fuga, nel frattempo nel fiume Lissandra ha bloccato Talon, Talon cercherà lo scontro diretto, un 2 contro 2 ma sta arrivando anche Samira, dietro l'angolo pochissimi HP e Lissandra riesce a fuggire e si continua con l'aggressione, i rallentamenti, ma Alistar si vendica, un colpo, il secondo potrebbe arrivare, Samira sta fuggendo entrambi gli con un briciolo di HP e alla fine soltanto uno trionfa. 8 a 2, Paris Saint Gennaro escono con successo totale. Volevamo un Jarvan violento. Quello è uh. un Jarvan violento. Quelle sono due spade. Non è di certo l'incipit di una gemma del colosso cinereo. E la quantità di stendardate tirate in testa, Dash. La violenza, ma adesso non ci si ferma più. Cataclisma già raggiunto il povero. Ecco, ancora il livello 4. Non può fare niente. Un teletrasporto che è stato cancellato la corsia superiore. Ma forse era meglio se lo lasciavi andare, Maokai, dritto tra le fauci dello squalo. Mamma mia! Che violenza! <ride> che violenza all'improvviso! E eh, non ci fermiamo. Ex Flash per cercare l'aggressione su Set che riesce a fuggire un eventuale primo controllo. Ma la Suprema non lo porterà in una zona salva. Niente affatto. Non sembra esserci abbastanza danni per sopravvivere. HP. Per rimanere in salute. Un'altra uccisione conquistata dal Paris Saint Gennaro. Che continua ad accumulare taglie su tutta la mappa. Fiesta totale su tutta la mappa perché si combatte ancora su questa corsia centrale. Lotus che sta picchiando. Magic Frank. Okay. Riesce a chiudere le distanze. E. E. E, e dai! E e insomma! E niente, uh, purtroppo Lissandra ha finito il suo mana quindi Talon. Uh, Riuscirà a vivere per ancora qualche minuto? Così sembra, perché un proc di pozione della corruzione ha dato a Lotus un burst di mana in più. Magic Crank se ne ha vede, decide di allontanarsi. È una situazione molto, molto delicata. Tra l'altro, Jarvan con quell'azione intorno al drago ha chiuso l'intera uh, <ride> in, gemma del guerriero. Aveva due spade, ha semplicemente aggiunto la gemma al suo oggetto da junk. È andato allo show non me le trasformare nemmeno. Guarda, prendo direttamente questo qui che è già fatto. Queste me le lasci, siamo a posto. Sulla corsia centrale, Lotus comunque va a congelare l'ondata. Per Frank è tremenda la situazione, perché deve esporsi per farmare e quella Lissandra ha la Suprema disponibile. Lotus è in range di one-tap. Già, servirebbe l'intervento di Eco, che è nelle vicinanze, forse vorrebbe aspettare il Grunk, ma ancora una volta si fighta bot lane. Ecco quella miriade di danni che un campione come Samira può portare. Arriverà alla fine l'uccisione dei tasche di Backstroke, ma la seconda segue poco dopo. Questa è la bot lane di cui parlavamo. Questa è quell'aggressione non-stop. Stylish! Arriva la S e non c'è niente da fare. Alla fine arriva ecco in quella corsia centrale per liberare un po' lo spazio, ma a quanto pare, no, Lotus vuole la kill, vuole la vita del suo avversario. Suprema per mantenersi in salute, ma non c'è più mana. Questa volta o sarà un auto attack o sarà la morte. O sarà e sarà invece Jarvan! niente, oh, 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 ok. Alla fine l'intervento di Jarvan Sembrava aver salvato la situazione. Ecco costretto la suprema. E un flash per cercare la kill finale, la fondo finale su Talon. Ma niente da fare. 12 a 2 adesso lo score. Ma penso si voglia combattere ancora perché Maokai sta inseguendo Seth. Perché no? Seth è fermo lì sullo scettro vampirico. La singola spada è un po' scomoda la situazione per lui. Anche perché Maokai inizia ad accumulare armatura. E sappiamo che quando Seth da corsia superiore vuole affrontare un tank, il suo spike non arriva al primo al secondo ma al terzo oggetto. Ha bisogno della danza della morte per cercare di out-sustainare un tank Facile alla rigenerazione come Maokai, ha bisogno della mannaia oscura per fare breccia in tutta quell'armatura e ha bisogno della lama del re rovina per fare breccia in tutti quegli HP. Non è una build economica. No, eh, in generale non lo è molto per l'intero team dei Sapienza Esports che vedono soltanto componenti ormai nei loro inventari, mentre dall'altro lato le prime power spike iniziano già a completarsi, abbiamo una protocintura, abbiamo quel predatore di adesso oh, abbiamo no, un talon che ha girato l'angolo sbagliato, concatenazione di controlli, niente da fare. La kill persino ben imboccata nelle tasche del mid laner. Ancora una volta un successo totale. Samira è full build in tutto ciò. Samira <ride> per quanto mi riguarda ha già raggiunto il suo stato partita. Da qui in poi può giocare da sola tranquillamente. E... Samira, il problema di giocarci contro quando riesce ad accedere così in fretta a quelle statistiche... Penso che, che lo stiamo per vedere. Questo è, è un engage, quello. Una stack, due stack, tre, quattro, cinque, sei. E non serve nemmeno la suprema. Questa è una solo kill. Diretta, questa è la minaccia di questo campione. È esattamente questo il problema: cioè, eh, non serve neanche spiegarlo a parole, perché l'abbiamo appena visto. Tra l'altro, Ash, l'abbiamo già detto, si trova in un counter matchup tremendo. Troppa mobilità per Samira. L'impossibilità di utilizzare la propria freccia come strumento di peeling, l'impossibilità di intimorire Samira con dei rallentamenti. E infatti sta giocando da sola, è lì che sta tenendo a bada da sola, Echo e Alistar: Sano! Decisamente, decisamente. Quanti CFU da se la mazza in corsia? Non lo so, non lo so sinceramente, ma vediamo perché Talon in questo momento si trova in una posizione un po' scomoda, però arrivano i controlli su Samira, l'inseguimento potrebbe non essere così semplice, ma Backstroke con un ottimo flash riesce a portarsi dietro le linee nemiche, arriva il cacaterismo, ne blocca due, partono le aggressioni, una kill che se ne va, due kill che se ne vanno, ecco è dal lato sbagliato della storia, della vita, della mappa, un po' di tutto, sono tre, sono quattro le kill per il Paris San Gennaro. Le classiche 18 kill a 12 minuti, niente al quale non siamo abituati e adesso c'è un drago che penso che sia in questo momento l'unica cosa sulla mappa in grado di sopravvivere più di 4 secondi a Samira. E neanche in realtà, voglio dire, non molto più di 4. Beh, 5 però direi che li ha fatti, lo possiamo ancora darglielo per buono. Il fatto che Samira abbia già 700 gol d'Italia con uno score di 7-0-4 non è il migliore degli auspici, così almeno possiamo dire. E tutto questo... Prima ancora che vediamo il primo messaggero scagliarsi contro le placcature. Prima torre abbattuta, Samira dice, beh grazie, non ne avevo particolarmente bisogno, ormai sono a fine build sostanzialmente, ma sì, questa è la situazione in cui ci troviamo. E come vediamo sulla corsia centrale, Maokai sta gestendo Talon e il messaggero trova anche la capocciata finale, chiudendo l'occhio in faccia al povero amico Polpetta. Oh. Oltre al danno alla beffa, sembra davvero che tutto sia contro la sapienza in questa partita. Specialmente Già. la draft. E l'esecuzione in corsia, quella Samira in particolare, il bilanciamento del campione, sì. la mappa, mm. eh, ci sono veramente tanti elementi. Molti, molti elementi. E in generale sì, um, faccio un check periodico sulle progressioni delle build, ma non stiamo andando molto avanti. Ancora una volta, soltanto quelle componenti, il pit stop della Tiamat per Talon, quel lento avanzare verso l'ama delle rovina per asce. che set che tra l'altro ha, ha avuto quel piccolo stop per fermarsi sul corpetto di Rovi, insomma difficile trovare la propria via specialmente quando con quel corpetto di rovi devi affrontare Lissandra non ha mana no. però ma ne aveva abbastanza per il sentiero glaciale e quindi l'artiglio la porta al sicuro e comunque quello che ne esce con meno a capire, alla fine di tutto è proprio Seth che adesso dovrà correre sotto la sua torre perché sta arrivando anche Jarvan e dall'altro lato Leona potrebbe essere una chiusura ma vediamo se la presenza di Ecco basterà per fermare questa aggressione Mamma parte il dive, mia. Leona prende l'acro già Santi una kill mio. è andata e due raggiungono nuovamente oui. lo scoreboard del Paris San Gennaro, 21 Uccisioni toccate prima del quindicesimo minuto. È abbastanza violenta la partita. Direi. E la cosa divertente è che è arrivato tutto nel momento in cui ti lamentavi della poca violenza. Quindi la camicia col gufo funziona, funziona benissimo. <ride> Spottato Jarvan dal falco di Ash, quindi almeno mette giù punti utilità una Ash che il tabellone non vede giustificata a livello di esistenza in questo game. Nel frattempo, quel Jarvan, che sì, volevamo vedere andare aggressivo, ha optato per una Tiamat come sì. progressione del suo secondo oggetto, quindi danni sicuramente ce ne sono. Sì, abbiamo una spada extra che per adesso in realtà non ci dice nulla: può essere pugno di Jaurim, così come scettro vampirico. Ma arrivati a questo punto, non ce la mette, un'idea famelica su Jarvan. Io in realtà sarei andato per letalità. Ok, ok, ma forse sono particolare io. 6 0 8 D'altra parte, il participation più alta della sua squadra. Abbiamo visto una grande proattività da parte di Jarvan nell'early game. Adesso cercheranno di chiudere quella Samira. Arriva il rallentamento. Bello la doppia per bloccare l'aggressione, ma questo è un tuffo in profondità molto rischioso. Le stack, però, si accumulano. Molto vicino a quella ulti. Samira. È pronta a sparare. Spara e uccide tutti. Sta macinando gli avversari. Finalmente arriva lo shutdown. Ma è troppo poco. Troppo tardi. Tre uccisioni già conquistate in cambio di soltanto quella singola. E vanno sulla corsia centrale. Per andare a chiudere sull'ultima lane, che sembra voler dare speranza a questa povera sapienza che si trova massacrata. Oh, e si continua, ingaggio doppio su due avversari. Entrambi riescono a sopravvivere momentaneamente, ma soltanto uno, temo, troverà la via verso la base. E invece no, no l'ho fatto di nuovo. Entrambi <ride> sfuggono e nel frattempo a listare l'inseguimento, vuole chiudere. È uno dei tre portatori di kill del suo team. No, oh, ecco, sì, in profondità, non ha quella suprema per avere quella per l'appunto, niente carta, esci gratis di prigione. Freccia però dalla distanza, riesce a bloccare Maokai. Potrebbero arrivare un po' di danni, ma sono soltanto un Talon molto debole Mamma e un mia. Alistar nelle vicinanze. E Jarvan ancora una volta ci mette la pezza. Altre due uccisioni conquistate. 8-0-12, Araya sta distruggendo questa partita. Stavano curando Maokai. <ride> hanno attivamente curato Maokai perché le abilità non facevano danno, hanno solo ridotto il cooldown della passiva. Ah. In effetti. E quindi eh, è uno di quei pochi casi dove lo stavano curando il campione nemico, non è neanche una battuta. 8-0-12 Jarvan potrebbe essere un problema, eh, effettivamente, specialmente perché siamo al sedicesimo minuto, quindi siamo anche in un momento abbastanza primordiale della partita per giudicare eh, quello che... Stiamo parlando di speranze per la sapienza, voglio dire, almeno allineiamoci vogliamo commentare questa partita come se fosse una partita o effettivamente divertirci insieme al Paris Saint-Gennaro io uh, direi che non si chiamano speranza e-sports ahia yeah. da dai dai <ride> <Me> l'hai <ride> chiesto tu <ride> attenzione su Leona potrebbero cercare l'ingaggio ma non lo trovano Uh, e anche l'avessero trovato, quell'ecco lo vedo abbastanza fragile. Anche tra le mani di una possibile leona. Che lo ha raggiunto a livelli, sono entrambi livello 9, potrebbe minacciare anche di più. Quando vedi che il tuo supporto è livello più alto della di Kari avversario, tieni un certo sospiro di sollievo. Perché, beh, se, vai se vuoi anche andare a ignorare il resto del tabellone, che ormai sta raccontando la tua vittoria schiacciante, quello è un altro chiodo nella bara. Tremendo. La giungla, ormai sembra essere totale controllo di questo Jarvan che ha issato muraglie. Ovunque. Tremendo da parte di Gervan però andare per una mannaia oscura, quello è proprio po poco rispettoso nei confronti di noi spettatori di questo game, anche Leona che con tutte quelle risorse non va per la virtù della triade, sono scelte che Beh, stanno rallentando il tempo di gioco del Paris Saint-Gennaro, stanno dando effettivamente speranza, respiro. Alla sapienza, dall'altro lato, questo è senza dubbio vero. Ma adesso potremo vedere un'azione che va subito a togliere un po' di respiro perché c'è un pesante raggruppamento in questa giungla. E se vedo 10 persone sul mio schermo, non ho buone speranze per il team di Sapienza Esports Se vogliono cercare qualche vantaggio, devono trovarlo di nascosto. Un secondo messaggero che sembra andare senza alcun problema ormai nelle tasche dei Paris Saint-Gennaro. Una lama dello Zait che non va a segno, ma, ma l'engage sì. segue comunque. Arriva il primo stordimento immobilizzato. Set non che ci botte. sarà via di fuga, cercherà di trovarla. Con la ultima un cataclisma richiude tre persone Si tuffa dentro Samira e macina danni su tutto il team avversario Non c'è niente da fare, non c'è nessuna via di fuga È una tripla uccisione, è una quadrupla uccisione Il Paris-San Gennaro potrebbe correre direttamente verso la base avversaria non ci sono minion per poterselo permettere purtroppo ed è l'unica tristezza di chiusura su questa quadra kill da parte di una Samira che adesso ne vanta 12 di kill sul tabellone salute e 12-1-7 con il 50% di critico il team che comunque sta accompagnando i minion verso la corsia centrale e il fatto che Samira si sia lanciata in mezzo a quel cataclisma scatenando al Suprema la quantità di danno che ha messo giù è stata vergognosa il Colosseo eh, eretto le mura e Samira è il più forte gladiatore di questa partita per adesso sì, mi rendo conto che è un po' strano vedere queste azioni, questi fight questi, beh, macelli chiamiamolo per quello che sono, a un minutaggio così pressivo, alla fine ho concluso la mia call di fine team fight, ho guardato e Alistar rispondeva tra 7 secondi, quindi sì. non è dicevano una cosa a cui sono abituato aggiungi um... il fattore che il tabellone ne conta 14 di migliaia di uh. unità di differenza tra le due squadre Già. e quello distribuito su cinque persone significa che abbiamo un oggetto intero in più su ogni singola persona E ovviamente non sono neanche distribuiti in maniera equale Stiamo parlando di Samira che ha un oggetto e mezzo in più di Ash E sono oggetti anche più costosi della lama del re in rovina Quindi la situazione economica tra i due tiratori non è neanche paragonabile eh, Talon non ha chiuso neanche un oggetto tarità, Dall'altro lato c'è già la clessidra di Zonia Oltre che quella quantità smisurata di calzari del ninja quattro calzari del Ninja. È un amico polpetta che si trova decisamente nel posto sbagliato, anche se quel posto è la sua giungla, protetto da due alleati. Ma arrivano i teletrasporti sullo standard di Jarvan, sarà un ulteriore follow up. Sono in quattro improvvisamente membri del Paris saint Gennaro, anche se Samira non è nelle vicinanze. Queste sono altre due uccisioni. Ma dov'è Samir? Andiamo a cercarla sulla mappa perché è in uno scontro diretto con Echo. Arriva la salvezza a proteggerlo. Quella, Quella Leona è arrivata come l'angelo custode. Due uccisioni per la Kerry e adesso si marcia verso un Baron. Appena arrivato. Effettivamente la quantità di guarigioni che Samira ha, adesso che nel suo inventario ci sono Lama del Rei Rovina, Brama Sangue e Danza della Morte, <ride> è assolutamente legittima da considerare. Già. Uh, sì. Tutto quel sustain che ha dai suoi zero oggetti di ruba vita, effettivamente... Fanno come... No, eh, perdonami, c'è la lama di Doran. <ride> L'hanno baffata veramente tanto la lama di Doran avvicinandosi alla Pre-Season. 35 a 4 il tabellone. E siamo a 21 minuti. Ci sono... Molte più kill di vantaggio da parte del Paris Saint Germain che minuti di partita. Questo è molto vero. Questo è molto vero. E adesso ci stiamo avvicinando al. al come posso chiamarlo? Punto di no? no um, orizzonte degli eventi del triplo oggetto su diverse persone. Con due e mezzo sì. su Maokai e due. voglio chiamare due e mezzo anche su Lissandra perché quel sigillo scuro con 10 stacca alla fine è praticamente un oggetto. E. Anche la stessa Samira che ormai sta correndo verso il suo terzo. Stat wise assolutamente da considerare tale. Inoltre Maokai non deve neanche preoccuparsi di acquistare resistenza magica perché ecco è un non fattore al momento in partita e quindi si stacca armatura su armatura che vanifica tre delle quattro fonti di danno avversarie. Se vogliamo metterla in questo peso cerca un invade, un engage con set, una bella suprema che cerca di isolare gli avversari. Samira però è morta. Questo potrebbe essere un... Buona prima fase di combattimento per la Sapienza Esport. Ecco, è ancora dietro le nemico. Sta cercando di fare il cane passore e dirigere gli avversari verso la propria squadra, ma c'è stata una kill a testa, e questa non è ancora una situazione in cui vuoi tirare sospiri di sollievo. Gli avversari, anche senza quella Samira, sono ben in vantaggio. Sentiero glaciale che va a caccia di quell'ecco, ma sembra che lì per far San Genaro voglia voltarsi invece sulla zona del drago. Che sarebbe il drago dell'anima, anima che arriva al ventitresimo minuto, anche interessante il tempo di conquista. Considera però che, Ecco, ha avuto due ruote. Non solo quello di cane da pastore ma anche quello uh, di, di sacrificio, sacrificio perché umano, no? Lissandra certo. l'ho appena trovato e non sarà una facile via di fuga, anzi Smite l che va per cercare di guadagnare <ride> un po' di spazio entra a fare. L'altro ruolo era quello di bloccare l'ondata. Ha okay. resettato l'ondata in corsia centrale e considerando che erano lì con il buff del barone, aver allontanato i minion ha reso impossibile l'assedio su quella mid lane che era stata pesantemente danneggiata prima della morte di Samira. Adesso abbiamo l'anima della montagna in modo da rendere Samira ancora più resistente, va a moltiplicare le resistenze di quella che è adesso è una danza della morte, fatta e completata. Samira è verosimilmente immortale da qui in poi Stiamo però arrivando in quella fase di partita che a mio avviso è un po' il tallone d'Achille di Samira eh, Ovvero la fase della partita in cui Samira è così forte che ti senti immortale e inizi a fare delle cose molto stupide Ok, ok Ed è per questo definito tallone d'Achille a maggior ragione perché è letteralmente la sua unica vulnerabilità L'unica vulnerabilità è se fai qualcosa di veramente veramente stupido Tipo toglierti il calzare e il tallone davanti al campo di combattimento ed è quello che è successo sotto quelle torre. Quindi, è anche uno scenario plausibile, considerando la self confidence, la fiducia nel loro, nel loro vantaggio ineluttabile. Che adesso il Paris Saint Gennaro porta verso la base nemica. Stavolta l'assedio sarà più difficile da contestare. No, questa volta non hai nemmeno bisogno di avvicinarti a minacciare le torri. Lo fanno già i minion per te. Con il limitato wave clear che c'è dall'altro lato, Sapienza e Sport sono veramente chiusi all'interno della loro base. Una prigione della paralisi per loro sono serviti 5 eh, autoattacchi di Ash più un volley per togliere lo scudo di Maokai uh, e si combatte uh, non va a segno ma arriva subito un cataclisma Ashe è evaporata e ancora una volta occhi puntati sui carry ma in questo momento non ne restano molti per i Sapienza Esports Talon cerca il colpo gob su Samira ma Samira non fa altro che divorarselo portandosene un'altra a casa tutti e cinque i membri del Paris Saint-Generes adesso guardano nelle palle degli occhi i due avversari rimasti in vita e vanno a prendersi la loro vita la loro base la partita e eh, signore e eh, signori, i fan favorite, il Paris Saint-Gennaro, si porta con uno score di 41 a 6 verso la chiusura del game d'apertura di questo Amazon University Esports. Se c'è un bel biglietto da visita con il quale presentarsi, questo è stato senza ombra di dubbio uno di quelli. GG, well played. Vittoria morale, devo dire, per Alistair, che come faccio sempre anche io nelle partite dove... Vanno malissime, perdi un sacco perché hai intato, perché ti hanno per mille motivi. Mentre gli avversari ti stanno distruggendo base, prendi uno, lo lanci nella fontana, la tua kill te la sei fatta. E io sono a posto, posso scrivere GG wall played e non piangere dentro lacrime di rabbia. Il che ha effettivamente reso Alistar il membro del suo team con più kill? Pari merito con Ecco. quindi Perfetto. comunque eh, avevamo un pari merito da quel punto di vista. È stata una partita violenta, direi. È stata una partita che non ci ha veramente dato la possibilità di saggiare le novità del meta della patch live se non per Samira che ha fatto la sua sporca figura Esa stavo per dirlo una novità l'abbiamo saggiata direi forse anche un po' troppo bene però è quel debutto che ci aspettavamo e che immagino anche molti dei nostri spettatori si sono visti debuttare addosso <ride> nelle loro solo queue perché questo è stato disgustoso prima partita quindi già superata il Paris Saint-Germain conquista la qualifica effettivamente la fase effettiva dell'Amazon University anche perché come funziona funziona. Per adesso siamo in una fase di, di qualifica. Oggi è mercoledì prossimo, quindi le prime due settimane di torneo saranno le settimane di qualifier. Avremo otto team che parteciperanno ad ogni qualifier, che hanno avanzato già delle fasi preliminari che si sono tenute ieri of streaming e sono qui adesso a giocarsi il tutto per tutto con questa partita. Paris Saint-Gennaro vince, Paris Saint-Gennaro avanza e sappiamo che abbiamo un nome importante all'interno del nostro Amazon University. Già, e quindi complimenti alla squadra e complimenti ai giocatori. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa prima di avanzare verso il secondo game di questo primo qualifier.